Ciao ragazzi, sono War e questo è M Tactical. Video diverso dal solito, ma anche il contenuto sarà diverso dal solito, perché oggi sono qui per recensirvi una tasca e lo farò io al posto del Bon Red, perché l'ho provata, l'ho testata io personalmente al Junior Software Camp. Tra l'altro, l'unico giorno in cui sono stato su ho testato quella tasca per potervela raccontare e soprattutto scoprirla insieme a voi. E ora, sigla! I più attenti di voi avranno notato che sul mio tattico boschivo c'è qualcosa di diverso. E no, non parlo della patch M Tactical. Sono le macchie di spuma. No, quelle ci sono sempre state. Frontali. Ma sarà mica quella fantastica tasca lì davanti, iper ultra cazzolo? Risposta esatta. È proprio lei, una nuovissima tasca Templar, uscita quest'anno, quindi la nuova collezione. E non è una tasca comune, perché Templar è in questa fase di esplorazione e creazione dell'inverosimile. Tutto ciò che fino adesso non si è mai visto lo sta tirando fuori Templar. Questa si chiama Freemason. Mason libero è una tasca frontale, ma è anche un pannello frontale componibile, multiruolo, multifunzione, spaziale. Puoi chiedere i pronomi alla tasca, così siamo sicuri che... Adesso andiamo a smontarla dal tattico e vi faccio vedere sul tavolo che ho preparato come andiamo effettivamente a settarla e cosa riceverete nel pacchetto quando andate a comprarla, perché sì, ha più configurazioni. Via! A proposito, il pronome maschile sta per il pannello, perché sì, nasce come base per pannello standard Templar Gear. Quindi noi possiamo andare a sganciare le clip per andarlo a rimuovere totalmente e in caso cambiare configurazione. Questo è il pacco pronto, ma andiamo a vedere come si va effettivamente a cucinare. Quindi, così è come vi arriverà il vostro Freemason. Chiameremo per comodità e italicismo Mason libero. Mason libero nasce come concetto come una tasca frontale quasi admin che sta sulla vostra buzza. Come vedete è pieno di ingredienti, si possono mettere tutti o quasi, o anche essere un pochino più minimale e mettere solo l'essenziale. Andiamo a vederlo insieme. È composta da una base che velcrata posteriormente sarà quella che andrà a attaccarsi sul tattico, e internamente totalmente velcrata. Notiamo subito la struttura classica Templar in polimero tagliato a laser, ma anche cucito. Attenzione ai dettagli, pazzesca, ricordiamo che Templar cuce tutto a mano. In più abbiamo a coprire, questa è la versione Multicantropic, il laminato di cordura 500 denari con trattamento anti-UV e anti-R. Voi ovviamente la vedrete orientata verso di voi, ecco qui. Ovviamente il pattern è multicam originale, si riconosce chiaramente dalla scrittina, in questo caso microscopica qui davanti, multicam. Lo fanno anche in colori a tinta unita, ovviamente. Andiamo subito ad aprirla per capire come configurarla. Gli ingredienti che abbiamo a disposizione sono tre tasche singole 5,56 ma anche 7,62 per AK rigide, vedete composte interamente in polimero, velcro maschio da un lato, femmina dall'altro, con regolazione dell'estrazione rapida di ultima generazione Templar in polimero, quindi non si va a inceppare, non si va a girare su se stessa, da togliere è semplicissimo. L'interno della tasca purtroppo non è gommato, ma andiamo avanti. Abbiamo anche due 9 mm fatte con lo stesso identico concetto delle 5,56, sempre in polimero, sempre velcrate, sempre estrazione rapida ultima generazione, sempre non gommate all'interno. Abbiamo poi tre utility, due piccoline fatte formato busta da lettera, molto 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 carine, velcrate, tutte quante cucite, doppie cuciture ovunque ragazzi, è qualcosa di incredibile, con questo sacchettino impermeabile all'interno, spettacolare per le batterie, ma la chiusura avviene a velcro. Queste due tengono comunque il pattern multicam sul frontale, vedremo dopo perché. Ovviamente sul retro abbiamo sempre velcro.
L'ultima utility invece è un pochino più grande, un pochino più importante, perfetta per il formato documenti, quindi il book delle vostre giocate, quindi il portafoglio, banalmente, se non avete il portafoglio di vostro padre alto così perché andrà a fare un po' troppo spessore. Zip, ovviamente, di una fluidità devastante, anche con una tasca estremamente morbida, loro comunque scorrono divinamente. Velcro anteriore e posteriore, ma questa volta anche all'interno della tasca. Perfetto, io ad esempio uso il velcro all'interno delle tasche per riporre le patch di ricambio nel caso nella partita voglia cambiarle. Sempre tessuto con doppie cuciture impermeabile. Come tutte le torte che si rispettino, prendiamo il nostro contenitore. In questo caso è una teiera che prima abbiamo già visto, Multicantropic, con passanti laser cut. Spettacolare il made in Pola Templar Gear, modesto ma allo stesso tempo molto molto elegante. Questo sarà il nostro contenitore per le tasche. Quindi, come ho fatto io a setappare quello che avete visto all'inizio del video? Abbiamo qui la parte posteriore, velcro femmina, parte frontale sarà quella che starà sul vostro anteriore, velcro maschio, e le due laterali di chiusura che prendono anche questi passanti molle che di fatto sono laterali, con velcro sempre femmina. Sul mio l'avevo settato in questo modo. Abbiamo la tasca utility per documenti grandi, quindi andiamo ad applicarla col velcro maschio sul velcro femmina in questo modo, cercando di tenerla più dritta possibile, ecco qui. Poi subito sopra invece avevo messo le tre tasche 5,56, ma questa volta lo facciamo diverso, perché mettiamo due 5,56 e una 9 mm, perché voglio avere tutto il setup refill per le repliche sopra un'unica tasca. È un Megazord. Quindi, contando che questo sarà il mio lato destro e questo sarà il mio lato sinistro, io voglio avere caricatore fucile, doppio caricatore pistola. Caricatori fucili, PTS da 150 colpi, che trovano posto in queste tasche magnificamente, ed ecco qui che andiamo subito a posizionarlo. Vedete che il caricatore non va a rompere le scatole con la nostra utility sotto, perché tiene comunque l'estrazione pulitissima. Ricordatevi che non dovete assolutamente sbordare sul sotto, quindi ad esempio io l'ho messo male. Andiamo a mettere sul fratellino. Chiamo, mi raccomando, sempre di allinearle nel modo migliore possibile, altrimenti viene bruttissima. E adesso che abbiamo una linea di riferimento, mi rendo conto che ho messo il caricatore al contrario. Adesso che abbiamo una linea di riferimento dei caricatori 5,56, possiamo posizionare anche i 9 mm, che effettivamente voglio che stiano un filo più in basso. Quindi li andrei a posizionare così, e due. Sembra quasi bello. Mi sono accorto però che andando a chiudere la tasca io farò davvero fatica a estrarre i caricatori, quindi ho deciso di metterli un filo più in alto, ma ancora meglio di non metterli uno attaccati all'altro, bensì faremo questo giochino incredibile. Guardate qua che roba. 1 2. Bello. Ta-da! Questi sono caricatori per VP9, quindi molto simili a quelli della Glock, sono bifilari, quindi double stack, ci entrano nonostante ciò perfettamente, ovviamente non ballano. In generale montano praticamente tutti i caricatori. Forse quelli dei 19-11 fanno un po' più fatica perché sono molto sottili. Andiamo avanti con l'ultima tasca che avevo posizionato, precisamente le ultime due, sul mio progetto originale. In particolare parlo delle due utility piccoline. Io le uso perfette, una per le paglie e una invece per il portafoglio. Per la biada. Questa la posizioniamo però partendo da questo lato perché sono più comodo per allinearlo. Eccolo qui. Adesso che abbiamo posizionato tutto, possiamo andarla a chiudere. Se abbiamo fatto tutto bene, tutti i pezzi coincideranno perfettamente. Chiudiamo il frontale e poi andiamo a chiudere anche i laterali. Abbiamo fatto la nostra tasca. Infiliamo le due clippettine. Farlo col tattico addosso è decisamente più semplice che farlo come se fosse mio figlio. Per fortuna che col velcro si tiene su da solo. Ed eccolo qui. Eccolo qui,
abbiamo comunque il laterale ancora libero, potremmo comunque mettere un'altra tasca qua sopra, porta stun, porta laccio omostatico, porta caricatore, pistola, ma già dove l'abbiamo messa noi vedete che l'estrazione è di una semplicità incredibile. E non volano via perché sì, non è gommato, ma l'elastico sopra unito all'ultimo sistema di ritenzione Templar, cioè questo pirolino di plastica, lo tiene saldissimo al suo posto. Andiamo ad analizzare il nostro piccolo panino o il nostro Maison libero. Abbiamo piccola utility qui davanti, perfetta per il portafoglio o per piccoli oggetti o piccoli documenti, ad esempio dei tagliandini che vi danno all'OBJ. Stessa cosa abbiamo anche dall'altro lato, magnifico come comunque vada a coprire il velcro e rimanga tutto multicantropic. Nel caso andassimo a rimuovere queste due tasche qui, possiamo comunque usare questo velcro qui per delle patch aggiuntive, perché comunque l'ordine di queste tasche è tranquillamente cambiabile, quindi possiamo mettere ad esempio l'utility posteriore avanti, possiamo metterci tre utility in fila, è indifferente. Abbiamo poi la serie di alimentazione, quindi di caricatori, abbiamo quello della pistola di destra, quello del fucile di destra, fucile di sinistra, pistola di sinistra. E per ultimo abbiamo, nascosta ma comunque molto ben raggiungibile grazie ai laccetti lunghi sulle zip, la tasca utility più grande di tutte, dove noi abbiamo riposto prima la nostra patch. È il borsello da galera. È il secondo borsello da galera. M-Tactical! Questa, ragazzi, è la Freemason. Probabilmente la combo definitiva, non so come siano arrivati a progettare una cosa così geniale in Templar, ma effettivamente funziona. Ma andiamo adesso alle vere conclusioni su questa tasca che è stata provata sul campo da sottoscritto. Dotazione fenomenale, vi arriva davvero tutto, anche tasche in più, perché di fatto non potete montare tutte le tasche che vi arrivano. Vi avanzerà o due portacaricatori pistola o un caricatore fucile, come nel mio caso non ci sta. Vi arrivano anche il maschio di questi attacchi qua, perché se il vostro tattico Templar o non Templar non ha di serie questo, Templar ce l'hanno tutti, ma avete soltanto il velcro, potete montare tramite gli attacchi molle il suo maschio e poi attaccare col velcro il pannello. Guardate come non cade niente e i caricatori sono dentro inchiodati. Attaccate col molle il suo maschietto e poi velcro lui, va col su e sta su da sola. Lati positivi, la genialità. Vi permette di alleggerirvi il cinturone, vi permette di rendere il setup un po' meno visto, non diventa enorme, ovvio, se ci parcheggiate il pranzo della domenica di Pasqua è normale che si inciccionisce. Ma nonostante adesso sia praticamente full, perché abbiamo i tre caricatori, i fogli dentro non metteranno spessore, se volete mettiamo anche il portafoglio. Attualmente ho inserito anche il mio portafoglio in questa tasca qua e comunque il profilo rimane estremamente modesto. Lati negativi sono che se non avete un buon tattico come può essere un Templar Gear, inizia a avere il suo pesino, perché comunque già i caricatori pistola pesicchiano, ma non peserebbero diversamente se le tasche fossero tutte separate con gli stessi elementi, anzi probabilmente di più, perché i materiali che usa Templar sono in realtà leggerissimi. Abbiamo una forma che devo ancora capire. Secondo me ci vuole un po' di fantasia a sfruttarla, perché sì, così effettivamente è sfruttata all'interno, ma all'esterno, quindi col molle laterale ma anche col molle inferiore e frontale, non saprei davvero cosa metterci, e probabilmente se aggiungessi qualsiasi cosa in più diventerebbe davvero troppo grande. Quindi ok il laterale, ok l'inferiore, ma il frontale è puramente estetico, perché davvero non si può aggiungere niente. Quello che mi ha lasciato qualche perplessità, ma di fatto non è una roba grave, bensì solo un problema che incontrerete all'inizio, è l'abuso di velcro. Cioè, questa tasca è tenuta insieme e chiusa unicamente dal velcro. Sì, la struttura è in polimero, ma quello che davvero la tiene chiusa, grazie a queste alette qui posteriori, è velcro. Anche le singole tasche all'interno sono di velcro. Cosa succede? Io ho un tattico che mi sta molto preciso addosso e ho delle piastre molto morbide, quindi quando io espando la cassa toracica, la piastra mi segue, si muove anche lei perché non è rigida, ma la mia, ma è molto morbida, sono le PTS per chi le conoscesse. Quindi di fatto lui va un po' a muoversi sopra il tattico, quindi mentre voi avete il fiatone sentirete questo rumore qua, attenzione.
ok, sentirete il rumore di velcro di sottofondo leggerissimo che va a sommarsi ai rumori a cui voi state attenti. Almeno per me è stato così, devo farci l'abitudine probabilmente. Io inoltre uso i cuffioni Armor che amplificano pure i suoni, quindi sentivo questo rumore di velcro benissimo. E vi devo dire, è l'unica cosa che un po' mi ha fatto pensare, strano. Non è un vero lato negativo, perché di fatto non esiste un'altra soluzione. Però, a essere puntiglioso, a fare un gorge oggettivo, mi sento di dire, sì, il velcro all'inizio, finché non si è stabilizzato, non si è attaccato, è rimasto attaccato dove doveva, e non si è staccato dove invece doveva, perché i velcro sono 20.000 punti d'attacco, all'inizio fa qualche rumorino, probabilmente di troppo. Non vi scoveranno mai dentro al bosco, non vi sentiranno mai in CQB, è proprio una cosa vostra, ok? Con cui dovete fare, non dico l'abitudine, ma un po' i conti. Io questo progetto di questa tasca l'ho seguito fin dagli inizi, quando l'hanno pensata e lanciata. Sono stato uno dei primi a acquistarla, uno dei primi a provarla, io personalmente, perché tutto prima di portarlo in negozio lo proviamo e lo testiamo per potervene parlare e eventualmente non consigliare se non va bene. Quindi vorrei dare la parola a Red, che attualmente fa il cameraman, per sentire un'opinione imparziale, ma di una persona che non l'ha mai vista, non l'ha mai provata, che ha visto la recensione come voi, ma che comunque di esperienza ne ha. Cosa ne pensa, Red? Allora, non mi fanno tendenzialmente impazzire le tasche molto grosse presentate sulla parte frontale, perché tendono ad appesantire molto. Quello però che posso dire è che nella realtà dei fatti, uno, non è così spessa come può sembrare, due, la comodità di avere, la possibilità di gestirvi voi gli spazi e quindi decidere cosa mettere, quali porta caricatori inserire, e in più avere una quantità di tasche utility così comode a cui accedere, per esempio io ho appena guadagnato un portafoglio, non è affatto male, soprattutto per quei game o quelle cose un pochino più complesse dove non vi serve solo sparare dei colpi, ma vi potrebbe venire ad essere utile avere le cartine, avere dei documenti, avere determinati tipi di fogli che altrimenti dovreste andare a appiccicare davanti allo zaino o mettere in una tasca a cui non riuscite ad accedere in autonomia, che sinceramente l'ho provata a fare una volta e me ne sono altamente pentito. Questa tasca è perfetta per quelli di voi che vogliono poter customizzare a preferenza cosa indossano. E il lato positivo è che certo, se per voi così è troppo grande, non c'è problema, rimuovete le tasche di troppo e la fate diventare più slim. Personalmente una cosa che non toglierei mai è la tasca interna, che vi permette di mettere al suo interno una marea di roba che altrimenti non trova posto, perché possiamo dire che la scrotale è comoda quanto volete, ma non lo è. Avere determinate cose direttamente sotto il muso è sempre più comodo. È una tasca alta, che tra l'altro ormai non indossa più nessuno, o perché non hanno abbastanza dimensione, o perché ormai abbiamo tutti le porta telefono qui davanti, è qualcosa di impagabile a mio avviso. In realtà questa era una scusa per farmi venire a chiudere il video, perché War non ha ancora imparato a fare una maniera così magistrale come la faccio io, e quindi ci penso io. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un mi piace, condividerlo con i vostri amici e soprattutto venirci a seguire sui nostri altri social, ovvero Instagram, TikTok, Facebook e chi ne ha ne metta, anche perché pubblichiamo lì anche tutto quel contenuto che non vedete da queste parti e potreste perdervi delle incredibili eventi, offerte e altre cose. Vi ricordo inoltre che c'è un altro canale mio personale in cui pubblico sempre contenuti relativi al mondo tattico e che, se vi facesse piacere, potreste magari così venire a vedere, faccio delle cose carine, insomma. E ovviamente anche il mio Instagram. Vi ricordo inoltre che tutti questi prodotti, come quelli alle mie spalle e altro, li potete trovare ovviamente da M Tactical. Potete trovare ovviamente tutti i prodotti linkati in descrizione e li potete acquistare da M Tactical Shop. Nel caso troviate un altro nome per il sito in descrizione, non vi preoccupate, stiamo facendo la transizione col nuovo brand, quindi tranquilli. Se avete dubbi, domande o perplessità, fatecelo sapere grazie al nostro canale WhatsApp, in cui potete scriverci e in cui e grazie al quale possiamo rispondervi in maniera repentina. Non fatevi problemi a scriverci anche sui nostri altri social. Io vi auguro un ottimo sabato, un'incredibile vacanza estiva lunghissima che non terminerà mai, che vi farà sognare, e come al solito, stay angry. Non hai voglia di morderla questa, tipo addentarla in un panino?